Siamo in collegamento con Gennaro Famiglietti, coordinatore nazionale della Federazione Nazionale Consoli. Ben trovato, e con il console generale dell'Ucraina a Napoli, Maxim Kovalenko. Grazie per essere con noi. Veramente vi ringraziamo di cuore, perché vorremmo capire qual è la situazione così complessa che si vive in Ucraina e chiaramente anche qui da noi in Campania a Napoli, attraverso voi che vi adoperate per rendere meno difficile questo momento. Ben trovati. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'invito. Allora, tante le iniziative per accogliere i profughi provenienti dall'Ucraina, che stanno vivendo un momento davvero orribile. C'è bisogno anche però non solo di accoglierli, ma di integrarli, avvocato Famiglietti. Esattamente così. Noi abbiamo avuto modo già di avere degli incontri, ringrazio Televomero che è sempre puntuale negli interventi e nel dettaglio delle cose che stiamo organizzando. All'indomani di questa terribile e tragica guerra che vede il popolo ucraino soffrire da 62 giorni, questa tragedia davvero orribile, noi abbiamo da subito messo in campo tutta una serie di azioni di aiuto, ma di aiuto concreto, di grande solidarietà, attraverso un hub che è l'Hub del Sud che noi abbiamo messo in piedi a Napoli, alla mostra Oltremare, che tende a raccogliere beni di prima necessità e tante medicine. Mi fa piacere anche ricordare che la più grande raccolta di farmaci e di medicine è stata fatta a Napoli, grazie a questo accordo che noi con il presidente dei farmacisti Sant'Agata abbiamo sottoscritto, e ha raccolto ben 1.250.000 euro di farmaci che sono stati inviati in Ucraina. E poi tutta una serie di iniziative, di accordi, di sostegno, di solidarietà, di accoglienza attraverso una rete di forza dei consoli a Napoli e non solo, di associazioni, di fondazioni e di gente comune che ha inteso dare una mano. L'accoglienza dei profughi ucraini poi ha portato noi a voler sostenere e incentivare una serie di accordi. Ed oggi ci troviamo, ecco, questa è una foto dell'accordo dell'altro giorno presso la CISL, anche questo è molto importante. Abbiamo fatto un accordo con la Confagricoltura in Campania. Queste sono cose concrete perché permetteranno agli ucraini che sono scappati da questa orribile, tremenda guerra di poter avere un futuro, un lavoro concreto con l'assistenza del sindacato CISL, quindi con tutti i crismi della legalità, la possibilità di accogliere centinaia, di avere centinaia di posti di lavoro per l'Ucraina. E oggi, venendo all'incontro di oggi, che ho il piacere quindi che l'amico fraterno Maxim Kovalenko è con noi, abbiamo sottoscritto un accordo con il DAC, Distretto Aerospaziale della Campania. Cosa comporta questo accordo? Comporta da parte del DAC, presieduto da Carrino, che voglio ancora ringraziare, che mette a disposizione una serie di attività di sostegno, di studi, quindi sia un completamento di studi, sia quant'altro necessario per dare ai giovani, alle giovani ucraine, la possibilità di continuare un percorso formativo di scuola tecnica, ma anche universitaria e post-universitaria con l'avvio di start-up, con tutto il mondo dell'ingegneria, dell'aerospazio, del tecnicismo e quindi tutto un mondo molto importante di cui la Campania sappiamo essere una grande regione in questo settore, ma anche l'Ucraina perché ha una grande storia nel settore aerospaziale e ingegneristico di forza. E quindi si consolidano i rapporti tra Napoli e la Campania e l'Ucraina anche attraverso l'azione della FENCO che ho il privilegio di coordinare. Certo, è fondamentale. Vorrei chiedere al console generale di Ucraina a Napoli, Maxim Kovalenko, come vive la popolazione ucraina in questi territori devastati. Noi vediamo delle immagini orribili. A soffrire naturalmente sono anche i bambini, e questo veramente spezza il cuore quando vediamo quelle immagini terribili. Qual è la situazione reale al momento?
Al momento la situazione è esattamente terribile in Ucraina perché abbiamo più di 5 milioni di profughi del nostro territorio, ci sono da tante città grandi distrutte, anche l'infrastruttura del paese distrutta abbastanza, e perciò abbiamo da tanti donne e bambini, persone anziane che stanno nel territorio europeo, anche in Italia, dove si trova più di 100.000 ucraini profughi. In regione di Campania abbiamo più o meno 30.000 profughi ucraini, sono concentrati a città di Napoli e provincia della città. Tutti i nostri amici italiani provvedono l'assistenza, accoglienza e aiuto per i nostri ucraini che stanno qua. Per prima questa è la donna e i bambini. Grazie per Gennaro Famiglietti e l'associazione FEMCO per l'assistenza di organizzare l'attività nella regione di Campania per l'assistenza in merito dei posti lavorativi, per esempio anche contatti con l'ordine dei medici, ordine dei farmacisti, perché siamo visti che la situazione esattamente nel territorio della nostra patria è terribile e aspettiamo in prossimi mesi anche da tanti profughi. Certo, una situazione, avvocato Famiglietti, veramente difficile e complessa da gestire. Ricordiamo anche in questa occasione che i medici di famiglia sono a completa disposizione della popolazione ucraina e ricordiamo che possono iscriversi presso i medici di famiglia anche se sono in esubero rispetto al numero consentito dalla legge, proprio perché bisogna garantire massima assistenza a queste popolazioni. Avvocato, le chiedo anche, c'è massima attenzione per quanto riguarda l'affido dei minori, perché sappiamo che arrivano anche molti minori purtroppo rimasti orfani, insomma, bisogna vigilare affinché ci siano procedimenti assolutamente corretti e trasparenti nell'interesse di questi bambini. Assolutamente sì, è un argomento questo molto delicato, molto sensibile, come si può facilmente intuire, perché purtroppo molti piccoli, molti bambini vengono qui senza neanche veri e propri punti di riferimento. Quindi bisogna vigilare, bisogna prestare molta attenzione, bisogna seguire i protocolli che sono molto rigorosi e bisogna fare molta attenzione soprattutto a tante persone che magari promettono di dare accoglienza, assistenza e protezione a questi bimbi e che invece magari hanno altre intenzioni. Su questo con il console Kovalenko, con la nostra organizzazione, ma anche con la prefettura, con gli organismi e con il Tribunale di Napoli, col quale stiamo avendo una importante interlocuzione, anche per quanto riguarda i beni sequestrati. Stiamo cercando di avere attraverso associazioni e fondazioni una gestione diretta da poter offrire poi ospitalità nelle case ai profughi ucraini, ma tornando al discorso dei bambini, quindi vanno assolutamente incentivati e sollecitati i controlli e va prestata la massima attenzione affinché non ci possano essere delle situazioni di terribile imbarazzo e di conseguenze pericolose per questi poveri bimbi. Allora, chiedo un'ultima cosa al console Kovalenko. Naturalmente la diplomazia ancora è al lavoro, è necessario, insomma, anche perché la guerra prevede tempi lunghi e la guerra non porta vincitori, porta soltanto macerie. Secondo lei si poteva e si doveva fare di più? Assolutamente sì. Ma dobbiamo lavorare insieme, non solo il popolo dell'Ucraina, che proteggere non solo i valori democratici del nostro paese, ma tutta l'Unione Europea e comunità europee per prima. Perciò dobbiamo lavorare insieme con tutti i paesi europei per proteggere i nostri valori, perché se si trova adesso in Ucraina, nel paese abbastanza grande, europee. Se non tiriamo i nazisti russi, purtroppo possiamo vedere queste immagini
altri paesi europei. Assolutamente. Prima di salutarci, avvocato Famiglietti, lei ha la possibilità, insieme alla console Kovalenko, di rivolgere un appello ai nostri telespettatori, insomma, affinché possano contribuire in qualche modo all'accoglienza e all'integrazione dei profughi provenienti dai territori di guerra. Sì, l'appello che rivolgo ai telespettatori, ai cittadini napoletani, a quelli della Campania, ai quali comunque va doverosamente portato il mio ringraziamento, perché è bene ricordare che questa grande azione di solidarietà, di presenza e di vicinanza al popolo ucraino, anche grazie un po' al nostro intervento e di tante altre organizzazioni, naturalmente è già molto forte, molto vivo, molto intenso. Infatti il console Kovalenko, Maxim, lo ribadisce ogni volta. Il cuore dei napoletani e dei campani è davvero tanto tanto grande. Quindi quello che posso dire è che non bisogna fermarsi qui, perché purtroppo questa tragedia, che ripeto non è soltanto la tragedia del popolo ucraino, ma è una tragedia che coinvolge l'umanità. Questi sono crimini di guerra. Oggi ci sono questi crimini in questo grande paese che è l'Ucraina. Domani, chissà, probabilmente potrebbero esserci in altre zone dell'Europa o altrove. E quindi bisogna mettere in campo una grande azione diplomatica, ancora più forte, ancora più incisiva. Ci sono dei segnali importanti, soprattutto segnali importanti per i quali sta lavorando da tempo il Santo Padre, e credo, spero, ci saranno dei concreti sviluppi anche a breve. Ma tornando al discorso nostro dei napoletani e dei campani, tutto quello che ancora dobbiamo fare lo dobbiamo continuare a svolgere, perché questa sarà una guerra le cui conseguenze purtroppo, credo, ci saranno ancora per molto tempo ancora, quindi non bisogna fermarsi. Per quanto mi riguarda e per quanto riguarda noi siamo a disposizione per essere un punto di riferimento tra i tanti, per poter indirizzare energie, gli aiuti e i contributi nel miglior modo possibile. Allora, noi vi ringraziamo, naturalmente vi auguriamo buon lavoro e vi pregherei di tenerci aggiornati, insomma, per qualsiasi iniziativa, insomma, voi portiate avanti. Grazie, arrivederci. Grazie, buona giornata. Buona giornata, arrivederci.